Salve a tutti e rieccoci qua nel quarto episodio dedicato a Henry Nelson Pillsbury, il più degno e vero erede di Paul Morphy. Purtroppo il suo lento declino iniziò già nel 1895 nel torneo di San Pietroburgo, il famoso quadrangolare Pillsbury, Cigorin, Lasker e poi Steinitz, il primo campione del mondo. Pillsbury aveva contratto la sifilide poco prima dell'inizio del torneo, certamente questo influì, tanto che poi nella seconda parte ci fu un totale crollo, tanto che chiuse al terzo posto. Un talento che non venne mai espresso al 100%, tanto che ci fu proprio l'occasione in caso di vittoria per sfidare poi Emanuel Lasker, quindi avremmo parlato di un altro Pillsbury come sfidante del campione del mondo e quindi con la possibilità di diventarlo. Però comunque con il suo gioco offensivo direi che ha conquistato tutti noi. Oggi andiamo a vederlo qui nel 1896, una bella partita a Budapest contro Simon Wienhauer, o Wienhauer, lo chiamo Wienhauer come la sua bellissima variante della francese. D4, no, chi gioca D4 è soltanto un posizionale. Calma, cambierete idea. D5, simmetrica, C4, il solito gambetto di donna. Nei video precedenti, se ve li siete persi, abbiamo analizzato proprio una sua linea, l'attacco Pillsbury. E6, quello col cavallo E5, se qualcuno non lo conosce, F4 è attaccare l'arrocco come una festa proprio. Cavallo in C3, qua si prosegue con il solito sviluppo. Il nero sceglie di impiantare subito una struttura, come vediamo la solita struttura tipica della semislava, qui E3, anche anticipando i tempi rispetto al solito cavallo F3, cavallo F6, lui è stato più il primo forse a giocare a questi livelli il gambetto di donna, in maniera così aggressiva soprattutto. Poi lo ricordiamo nel mondiale tra Alekhine e Capablanca, il gambetto di donna, ma qui comunque il Pillsbury riuscì anche a porre alcune basi. Cavallo F6, cavallo F3, normale sviluppo, e qui dopo cavallo BD7, una mossa che è sempre utile, anche in questo caso, è vero, possiamo pensare che avendo spinto in E3 il bianco non può giocare la solita fastidiosa alfiere G5 inchiodando il cavallo, quindi in modo da connettere i due cavalli. Qui si tratta più che altro di strutture, quindi studiando le strutture poi sappiamo dove andare a mettere i pezzi, così come l'alfiere che va in D3, qua lo stesso, il nero ha due strade: migliorare, concludere lo sviluppo dei propri pezzi come avviene in partita con alfiere in D6, dove si incastona perfettamente in questa struttura, oppure l'altra idea è quella di prendere in C4 per far perdere due tempi, perché due, perché dopo la presa in C4 si espone anche a B5, tutti i soliti ripassi, concetti base di questa apertura. Arrocco corto per entrambi, e qua direi che è necessario subito un approccio un po' più aggressivo. Il nostro Pillsbury pertanto sceglie di spingere subito in E4. Il discorso qui era comunque valido, quello di prendere in C4 per far perdere un tempo all'alfiere, poi magari spingere proprio in E5. Con questo forte centro poderoso che Pillsbury ha già costruito, Wienhauer decide di cambiare invece in E4, anche per poi privarlo della coppia dei due pedoni centrali. D per E4, cavallo che ricattura, attenzione qui a tutti i pezzi. Il bianco inizia già, cerca di avere l'iniziativa, magari creare batterie con donna in C2, quindi bisogna vedere tutti i cambi. In questo caso cavallo per E4 è assolutamente sicura, perché dopo la ricattura l'arrocco non è affatto sguarnito, ma arriva quasi direi sacrosanta cavallo F6, tutto allo scopo di far perdere poi un tempo all'avversario attaccando l'alfiere, qui che Pillsbury sistema in C2. Tra l'altro poi rimane anche abbastanza forzata come idea, alfiere in C2 impedisce per il momento le classiche batterie con alfiere donna, la donna dovrebbe andare in B1, certo rimane possibile, ma bisogna vedere tutte quelle che sono le caratteristiche per poter poi attaccare l'arrocco. H6, qui non si sa mai che veniva qualche idea strana, molto ambiziosa di giocare alfiere G5, ma troppo terribile per il suo avversario, e quindi alfiere in E3, andando a concludere, qui si accinge Pillsbury a concludere lo sviluppo, torre in D1, andare a centralizzare, e qui rimane il pedone in C4, molto atipico, devo dire, nel gambetto di donna, qui ancora la presenza dei due pedoni, C4 e D4, ad ogni modo qui, per evitare troppa passività, Wienhauer deve attivare subito i pezzi, quindi torre in E8, dove si potrà appoggiare idealmente in futuro una spinta E5, cercare comunque di aprire le linee. Segue donna in D3,
batteria con la donna che può essere molto pericolosa. Del resto, solitamente le batterie con l'alfiere che sta davanti alla donna funzionano quando il pedone è ancora in una cassette, poi non per attaccare subito, perché bisogna sempre fare i conti con l'oste, ossia il cavallo F6. Qua su Dona in D3 l'importanza di questo pezzo è veramente cruciale. Dona in C7, stesso discorso, qui procede con una batteria, ecco il discorso, l'abbiamo fatto apposta. Alfiere e donna che puntano su H2, quindi il pedone ancora rimane in H2. Come si prosegue? La mossa che in effetti crea qualche problema all'avversario è C5. C5 che distrugge completamente la batteria. Forse l'unica mossa buona, ma dico buona perché io conosco l'intera partita, l'ho analizzata, a posteriore è sempre facile parlare, qui poteva essere alfiere F4, semplicemente perché il bianco sta alzando troppo il ritmo, quindi io cerco di cambiare i pezzi e qua viene comunque forzato il cambio. Al massimo può rifiutare con torre Fn1, ma probabilmente avrebbe giocato cambio, donna per F4, cavallo che salta in quinta. Il bianco rimane sempre molto attivo, però senza questi alfieri forse le cose sarebbero andate diversamente. Invece il nero preferisce alfiere F8, battere in ritirata. In queste posizioni è sempre un po' un problema autobloccare tutte queste case per il proprio monarca. Cavallo E5, del resto era un vizio di Pillsbury collocare subito il cavallo in E5, mentre me lo immagino con il suo sigaro, un po' tipo il tenente Colombo. Alfiere per C5, specula sul tatticismo. Ora che il cavallo in E5, il pedone è vincolato alla sua difesa, quindi se prendi C5 cambieremo dei pezzi. Peccato però che c'è un'unica mossa con cui Pillsbury riesce a ottenere un grande vantaggio e soprattutto a far disperare il suo avversario. Alfiere per H6. Terribile sacrificio di pezzo contro l'arrocco. Lo so, l'ho detto anche in un video teorico di questi sacrifici. L'alfiere in H6 solitamente si effettuano quando il bianco ha l'attaccante in generale, ha una batteria o comunque donna e alfiere che controllano la casa in H6. In questo caso il discorso è diverso, per dimostrare, soprattutto ad alcuni che hanno visto il video tempo fa, per dimostrare che è molto difficile poi distinguere sempre le regole dalle eccezioni negli scacchi. La dimostrazione poi che funziona è fornita dal compenso per la colonna aperta, per il pedone, ossia la colonna aperta, G per H6, scacco, qui l'alfiere controlla ampiamente la diagonale. E su re H8, re F8 cambiava ben poco, in entrambi i casi ti beccavi questa. Cavallo G6 è un pezzo sospeso, perdi la donna, punizione. Alfiere per D4, lui invece sceglie subito di rimuovere il difensore del cavallo, donna per D4, non ci sono problemi, riprende subito il pezzo, perché? Perché adesso la donna non può sfruttare nell'immediato l'apertura della colonna G, c'è cioè il cavallo che controlla la casa G4, anche se adesso non è più difeso. E allora che facciamo? Donna in F4, dove attacco H6, il cavallo, e qui iniziano le scelte molto crude. Cavallo D5, non ha neanche il materiale qui, Wienerver, per organizzare un controgioco, quindi perde subito il pedone, arrivano tutte le minacce, in primis donna K7, tre pezzi che sono super attivi, l'è ormai stato completamente stanato, F6 prova per quel che può a tamponare i danni, però comunque buona perché la donna si mantiene molto attiva per controllare la settima traversa, però dovrai difenderti, dovrai subire anzi, in un certo senso. E dopo torre in E7, qua arriva subito cavallo G6 con il conseguente abbandono. È bastato un semplice sacrificio, poi non tanto semplice, ma ben congegnato per mandare in tilt tutta la preparazione avversaria, non preparazione di apertura, ma proprio per quanto riguarda l'organizzazione nel medio gioco. Non è riuscito neanche a concludere lo sviluppo dei pezzi, qui sono rimasti proprio in naftalina, paralizzati. Cavallo G6, qua non stiamo neanche a vedere, donna K8, tutti i film horror, anche il problema dell'alfiere, al massimo qua si poteva perdere tempo dando scacco, re H1, e qui dovevi andare incontro alla sconfitta. Un'altra dimostrazione di forza da parte di Pillsbury, ne vedremo altre, soprattutto una contro Maroxi che merita di essere sviscerata, quindi like come al solito se vi è piaciuta, un caro saluto a tutti.